In particolare ritaccerò adesso sullo stato e sulle prospettive, quindi diciamo un accenno sulla governance, come detto dal direttore. In questo momento ISPRA sta partecipando anche nel consiglio di amministrazione. Questa è un'annuità con il direttore generale Bratti, perché in precedenza nel consiglio di amministrazione, che è il management board, la rappresentanza era totalmente il ministero dell'ambiente. Il management board si avvale anche di un bureau, di un ufficio di presidenza, c'è un direttore esecutivo e un comitato scientifico, l'RTI, di cui fa parte la stessa Agenzia Europea dell'Ambiente. E come diciamo, come appunto stressato, ho cercato di stressare in questa slide, il ruolo specifico dell'Agenzia è di sostenere l'elaborazione delle politiche a livello europeo e sviluppare capacità nei paesi utilizzando Eianet come partner unico per generare flussi bidirezionali. Quindi diciamo che non è una esigenza nostra di adesso di migliorare i raccordi con l'agenzia, e insomma è una necessità vista dalle origini nel connotare l'Agenzia Europea dell'Ambiente, quindi flussi bidirezionali di dati e informazioni ambientali, assicurandone la qualità. La rete europea è abbastanza ampia, in questo momento ci sono 25 paesi più 8 come osservatori, 6 cooperanti, che sono quelli dell'area balcanica. Diciamo quindi è una rete molto ampia, qui un po' di numeri anche per darne un'indicazione più quantitativa. In totale ci sono 39 punti focali nazionali, che appunto sono i punti di raccordo fra l'organismo che opera a Copenaghen a livello europeo e le nazioni. 24 centri di riferimento nazionali, gli NRC, attualmente, come sapete, sono tutti 24 gli NRC attivi rappresentati da ISPRA per la totalità, e quindi diciamo in questo appunto un futuro un pochino più aperto al territorio. 6 centri tematici ETC, purtroppo in questi consorzi in questo momento non abbiamo un'ampia rappresentanza italiana, abbiamo un passato da recuperare in questo senso, qualche sforzo l'abbiamo fatto, quindi abbiamo comunque avuto dei colleghi che hanno presentato manifestazioni di interesse per cominciare a segnalare ai consorzi esistenti una volontà di nuovo di ISPRA italiana in genere di essere più attiva a tutti i livelli dell'organizzazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Appunto, a costruire una rete di circa 1.500 esperti di 39 paesi e in rappresentanza di 400 enti nazionali che si occupano di informazione ambientale. La rappresentanza non è fatta soltanto da agenzie ambientali, perché ogni paese ha una propria connotazione, quindi abbiamo colleghi che partecipano in rappresentanza dei ministeri dell'ambiente piuttosto che di uffici di statistica nazionale. Appunto, come dicevo, in questo momento il management board, la rappresentanza è Matt Maispra. Il ruolo del National Focal Point è svolto dal DG SINA, questo è anche nel nostro regolamento. E appunto, come LFP, ciò che in particolare devo assicurare, perché in questo momento sono io l'NFP, il collegamento informativo tra i livelli nazionale ed europeo, anche curando i sistemi di raccolta e gestione delle informazioni ambientali regionali. Questo è già ciò che avviene in molte delle attività, in molti dei flussi obbligatori. Il nostro compito è quello di collezionare, di raccogliere il flusso dei dati provenienti dal livello territoriale, che appunto amministrativamente è regionale, per la maggior parte con delega poi alle ARPA. E per poterlo poi trasmettere a livello europeo per le analisi che vengono svolte a quel livello. Sicuramente una cosa su cui dovremo agire, che stiamo già agendo in alcuni casi, è cercare di strutturare un sistema informativo nazionale,
che possa così efficacemente come già è quello operante a livello europeo, informare gli utenti, in particolare i cittadini. Quindi diciamo in questo c'è anche qui un margine molto ampio di attività di lavoro da svolgere. E appunto l'NFP ha la funzione di coordinamento della rete degli esperti nazionali NRC per contribuire all'attuazione del programma di lavoro. Abbiamo aperto una pagina diciamo, dedicata alla rete EUNET, cercando appunto di facilitare l'accesso all'informazione senza dover necessariamente obbligare ad attingere al sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, peraltro anche quello in riconsiderazione proprio perché spesso non risulta di così facile consultazione per chi non è attivo dentro la rete. Attualmente è in esame la programmazione 2019-21, così come è successo per la Light Review degli NRC e per i bandi degli ETC. C'è stata, diciamo, una sorta di estensione del programma, della programmazione precedente, che a livello di Agenzia Europea dell'Ambiente è quinquennale, proprio perché sembrava opportuno riallinearsi con altre politiche di livello europeo, diciamo allineare il programma dell'Agenzia Europea dell'Ambiente alla chiusura del settimo programma ambientale europeo e quindi avere un programma ponte fra la programmazione in chiusura e quella che sarà la programmazione della prossima programmazione quinquennale, quindi quella di maggior respiro. E, diciamo, si è tenuto conto in questa programmazione tampone di alcune necessarie considerazioni, fra cui la valutazione che ha eseguito la Commissione europea sull'Agenzia europea dell'Ambiente e sulla rete EUNET, una consultazione che è stata eseguita anche con un questionario che è stato inviato a soggetti, fra i 1.500 esperti, ma anche diciamo, rappresentanti paesi del Management Board. Diciamo, c'è stata una sorta di sorteggio in modo che appunto fosse una valutazione ampia e variegata per quanto riguarda la contribuzione. E questo perché va tenuto in particolare considerazione, perché l'Agenzia Europea dell'Ambiente si fonda sulla partecipazione volontaria dei paesi, ma come dicevo all'inizio, sempre più la Commissione europea vede l'Agenzia europea come il braccio tecnico e quindi è stata messa, diciamo, stata strutturata dalla DG Ambiente Environment un'unità che sta proprio facendo questo lavoro, una revisione delle modalità con cui vengono i flussi dei dati delle varie direttive, in modo che ci sia sempre più un'automazione. Da questa unità è stato fatto un censimento per cui più del 60% dell'informazione viene ancora trasmessa in maniera testuale, quindi con un'impossibilità poi di procedere nelle modalità che usa tradizionalmente l'Agenzia Europea dell'Ambiente, quindi flusso di dati e diciamo, come mostrerò poi, dal monitoraggio dei dati all'informazione e quindi alla valutazione e all'informazione al pubblico. E quindi sicuramente c'è l'allineamento, ci sono alcune incertezze anche di natura politica, perché come diceva il direttore, questa agenzia si tratta di temi ambientali, però è anche un organismo che influenza la politica ambientale ed è influenzato dalle decisioni che vengono prese, come dicevo, anche nell'ambito dell'Unione Europea, che comunque costituisce in maniera consistente il partenariato. E quindi ci sono delle incertezze, tra l'altro, in particolare per la Brexit, quindi delle ricadute anche di ordine economico, e per questo diciamo anche la necessità di allinearsi al quadro finanziario pluriennale della UE. Quindi, come vedete, siamo sì, in un contesto dove in qualche modo si incide in ambiti molto più ampi di quelli strettamente ambientali.
Nel programma sono state individuate quattro aree strategiche di intervento. Sono la prima, informare sull'attuazione delle politiche, all'interno di questo sicuramente l'attività preponderante è quella di reporting sullo stato e trend dei sistemi ambientali, valutare le sfide sistemiche, quindi si parla di megatrend, quindi considerare quelli che sono gli scenari che si stanno presentando, quindi andare oltre con le necessità contingenti, ma vedere in prospettiva. L'attività sull'economia circolare, gli Strategic Development Goals, che appunto avendo aderito l'Unione Europea a supportare l'azione delle Nazioni Unite con questi goal che dovrebbero essere raggiunti almeno al 2030, e attraverso tecniche di integrazione, questo credo che le colleghe passeranno di nuovo questo aspetto, cioè si chiede sempre di più di non agire in maniera monotematica, proprio perché, come ho visto, ambiente si sposa con le attività politiche e sociali, ma anche nell'ambito dei segmenti più strettamente ambientali, i fenomeni vanno visti nella loro complessità e quindi anche nelle interazioni che esistono fra di loro. La terza linea del prossimo piano strategico è la co-creazione, condivisione e utilizzo della conoscenza, e per questo diciamo l'opportunità che dentro ISPA si sia consapevoli di questa linea di attività, con la necessità di appunto migliorare le attività di networking, di partnership, di comunicazione, di sensibilizzazione, analisi degli strumenti, e lo sviluppo di sistemi sistemici, cioè analizzare, però dare poi anche strumenti, sviluppare sistemi concreti per permettere questa condivisione. E poi chiaramente la gestione delle A con l'ottica di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ma con la consapevolezza che tutti noi, come attori di questo sistema, siamo parte dell'agenzia. Diciamo, ci sono dei percorsi precisi, come diceva il direttore, l'agenzia opera dovendo appunto gestire un panorama ampio e variegato di soggetti, si dà delle regole e delle scadenze precise, quindi una programmazione già disegnata nel tempo. Gli NFP si riuniscono almeno 3 volte l'anno e passando poi le proprie considerazioni per le decisioni al Management Board. Quindi diciamo, abbiamo appunto tutta la procedura di consultazione anche del appunto, della Commissione, del Comitato Scientifico e del Parlamento Europeo, perché i documenti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente interagiscono con tutti quanti gli organismi presenti a livello comunitario. Questa è leggibile, ma lo era anche quando ci è stata presentata agli NFP. Non so come è stata presentata a livello di Management Board. È la nuova struttura dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Diciamo, descrivendo, cioè, l'attuale direttore esecutivo ne ha parlato come una matrice piuttosto che come un sistema a colonne, come invece è di fatto la rappresentazione grafica, perché nel presentarci l'ha stressato molto le interazioni fra le varie attività. Probabilmente su questo era un primo draft per darci comunicazione che comunque l'agenzia sta affrontando un profondo rinnovamento organizzativo, e quindi poi sicuramente seguiranno anche modalità rappresentative che sono un po' più aderenti poi all'effettivo desiderio di essere più efficaci e più efficienti. Sicuramente nell'appunto presentarcela sono state stressate alcune linee che poi corrispondono in gran parte anche alle attività strategiche presenti nel piano. La riorganizzazione è tesa ad avere un piano sviluppo del processo, monitoraggio, dati, indicatori, che spesso appunto costituiscono l'informazione, il mezzo per fare informazione, la valutazione della conoscenza, l'incremento di informazione sull'attuazione delle politiche, una maggiore valutazione integrata e rafforzamento del ruolo e del funzionamento di EUNET.
diciamo che come agenzia non ci si limita al contesto delle nazioni che partecipano alla stessa, ma diciamo c'è un'attenzione chiaramente alle attività internazionali. Come dicevo, uno dei nuovi argomenti è sui megatrends, quali sono le sfide globali, perché comunque il nostro contesto quelle sfide deve considerare e da quelle sfide è spesso impattato. E quindi diciamo, c'è anche un'intenzione di rafforzare le capacità di rete anche per interagire meglio con il livello internazionale a partire dalle regioni, perché diciamo, nell'ambito dell'organizzazione di IONET si sta facendo sempre più attenzione anche agli adattamenti di livello regionale, quindi regione mediterranea, regione balcanica, dell'area balcanica, regione danubiana, cioè regione baltica. Quindi si sta cercando anche di approfondire anche già dal livello europeo il contatto con il territorio, essere più efficaci a tutti i livelli. Qui ho segnato che ISPRA agisce in questo contesto anche come inforacca dell'UNEP Map. Diciamo, è una doppia veste che ci dà un ruolo in questo senso privilegiato rispetto agli altri perché abbiamo le conoscenze dell'essere partner dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, quindi di conoscerne appieno le modalità operative e così, essendo anche centro di informazione e comunicazione dell'UNEP Map, in questo momento l'agenzia stessa ci vede sempre più come ente che può trasferire anche ai paesi non UE le stesse modalità, di fatto cercando di avere una modalità unica e quindi facilitare la raccolta di dati e informazioni. E poterli valutare in maniera omogenea con quanto viene fatto a livello europeo e con alcune regioni come quella baltica che questo sistema l'hanno già adottato da tempo, quindi ci stanno appunto investendo sempre più perché il Mediterraneo purtroppo è la regione in questo momento più difficile, meno omogenea per tanti motivi, per tante crisi che sta attraversando e quindi diciamo, ci stanno investendo di un ruolo abbastanza difficile, ma speriamo appunto e stiamo cercando di lavorare. Peraltro però l'agenzia ci dà il suo supporto perché stiamo operando con diversi progetti finanziati dalla stessa agenzia della Commissione Ambiente per poter eseguire al meglio questo ruolo. Come dicevo appunto, nel contesto internazionale chiaramente l'attività dell'agenzia considera le tante convenzioni anche tematiche lanciate dalle Nazioni Unite. Come dicevo, è essenziale il discorso del raggiungimento del Sustainable Development Goals, perché questo è stato un accordo preciso e vincolante della Commissione europea e come dicevo l'Agenzia vuole sempre di più essere l'interprete di questi accordi anche internazionali a cui aderisce la Commissione europea. E poi appunto ci sono alcune attività che riguardano chiaramente il monitoraggio a livello globale della Terra. Quindi che cosa possiamo fare? Qual è la stretta collaborazione? Sicuramente appunto quello che ci si richiede è di supportare il programma. Sicuramente un ruolo chiave è quello della co-creazione, condivisione e utilizzo della conoscenza, una sfida in più che dobbiamo necessariamente raccogliere. Quindi dobbiamo in qualche modo operare per migliorare le modalità, in particolare sul discorso di rete e partenariato, come dicevo, sia nell'ambito della rappresentanza nazionale, quindi con gli NRC, ma anche cercando di intercettare i centri d'eccellenza, perché anche questo è un qualcosa che sta in qualche modo nelle regole
dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, ma non abbiamo legami così stretti, c'è tutta una serie di accordi che si stanno stipulando fra ISPRA e gli altri centri di ricerca italiani e sicuramente poi nel futuro dovremo anche in questo tener conto di quello che dobbiamo riportare a livello comunitario e poi partecipare ai consorzi, come dicevo, gli ETC, ritornare ad essere un po' più interpreti attivi. E però appunto contribuire non solo a questa area sicuramente un'attenzione maggiore, ma portare avanti sempre migliorando le nostre attività sulle altre tre linee strategiche dell'agenzia. Appunto si è chiuso il Light Review dell'NRC, Light proprio perché poi al 2020 invece avremo sicuramente una revisione più sostanziale. Ciò che è emerso da queste conclusioni è che c'è un nuovo NRC che è Foreste, con la revisione dell'NRC Agricoltura Ambiente, e su questo appunto dovremo anche operare nuove nomine considerando lo sdoppiamento di attività. Ci sarà un unico NRC Biodiversità, quindi in questo caso un'ottimizzazione, ce n'erano due in precedenza. C'è l'attivazione di un gruppo di lavoro Turismo Ambiente che vede il coordinamento di Italia e Spagna, e questo credo che sia appunto uno dei primi risultati di un'attività sinergica forte, di una collaborazione a tutti i livelli, in modo di essere presenti nei momenti giusti per poter portare a chiusura questo risultato, con una promessa di un NRC al 2020. Questa è stata esplicitata nel corso delle riunioni che ci sono state a Copenaghen. E poi c'è un rimando al 2020 per l'eventuale integrazione dei tre NRC sulle acque. Questo appunto un po' la dipendenza delle attività dell'Agenzia Europea dell'Ambiente dalle politiche, in particolare quelle della DG Environment, perché ci sarà nel 2019 una revisione che ci è stata annunciata già nel 2009, che continua ad esserci annunciata delle direttive sulle acque, un'integrazione maggiore, che abbiamo la Water Framework Directive, ma nell'ambito già della nuova Water Framework Directive, non avendo già integrato altre direttive connesse, ne sono state poi emanate delle nuove, compreso Flood, che è abbastanza importante anche come tipo di attività, quindi questo, ma c'è la Marine Strategy che dall'inizio è nata in una modalità coerente con quanto era stato con il sistema adottato e con la Common Implementation Strategy della Water Framework Directive, però anche se i direttori delle acque si riuniscono, spesso coincidono o comunque si riuniscono, vengono riuniti con meeting congiunti, non c'è un'integrazione di fatto, ma ci si vuole tendere, e l'Agenzia Europea dell'Ambiente seguirà poi questo processo, però il processo è ancora da definire a livello di policy, e quindi di nuovo c'è un rimando al 2020. Poi ci sono l'Agenzia Europea dell'Ambiente nel frattempo dovrà fare delle proprie considerazioni e presentarle quindi di nuovo agli NFP e al Management Board relativamente all'NRC su Climate Change Mitigation Pollution, e in particolare per alcune novità che dovrebbero emergere dalla riorganizzazione dell'ETC, assicurare che gli incontri del gruppo sui sistemi informativi non siano focalizzati eccessivamente sui SPIRE. SPIRE ci sta, diciamo, sta impattando molto, perché sta in esecuzione l'attività di assunzione dei criteri di SPIRE per tutti quanti i flussi di dati, però diciamo non vorremmo che sia snaturata l'attività del gruppo che si occupa di sistemi informativi per far diventare troppo centrale l'attività di Inspire, che dovrebbe essere semplicemente uno strumento in più per mappare meglio, per localizzare meglio i fenomeni. E poi appunto, diciamo, ci sono attività gestionali, cercheremo anche come NFP di fornire poi delle agende, dei suggerimenti migliori per avere degli NRC che agiscano sempre più adeguatamente per rispondere ai mandati che sono stati fissati. Come dicevo, dei calendari, noi abbiamo già in previsione il prossimo incontro, che avverrà da Atene il 10-11 ottobre. Poi abbiamo già il percorso segnato, nel senso che sappiamo cosa dobbiamo fare, cosa stiamo appunto, stiamo già agendo, usciamo da un NFP, abbiamo già
segnato il processo verso il prossimo. In particolare, appunto, c'era la necessità di prendere atto delle decisioni finali del Management Board che c'è stato il 19 di giugno, la revisione appunto degli organismi di governo in considerazione anche della ristrutturazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, gli input degli NFP che dovremo poi passare per le decisioni al Management Board di dicembre 2018, in particolare appunto sulle considerazioni relativi alle programmazioni 19-21, ma già anche 20-22. Valutazione a Ionet, perché chiaramente avendo ricevuto le valutazioni bisognerà prendere anche le misure di mitigazione laddove la valutazione appunto presenta degli esiti non soddisfacenti, alla luce appunto dei cinque criteri di valutazione che sono stati sull'efficacia, sull'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto per lui. Chiaramente il rapporto sullo stato dell'ambiente ha un'importanza proprio perché poi raccoglie e fa sintesi di tutti quanti i processi e quindi ad ottobre avremo i risultati degli incontri sia del gruppo dell'NRC sullo stato dell'ambiente di quello COM. Qui assegnato lo ospiteremo noi come ISPRA, quindi dal 27 al 28 ottobre ISPRA si è fatta carico dell'organizzazione, quindi ospiteremo i colleghi a Roma e quindi appunto stavo chiedendo ai colleghi di comunicazione in modo che appunto le attività iniziamo diciamo ad essere contributivi finché riusciamo per le risorse che abbiamo, ce la mettiamo tutta. Strumenti di cooperazione, appunto, anche su questo ci sarà molto utile perché si sta rivedendo nell'ambito dell'NFP, si sta rivedendo gli strumenti a partire dal portale. Anche noi siamo in un processo analogo, quindi ci sarà veramente utile capire come dalle osservazioni addirittura dei 39 paesi potrà venire qualche input, anche qualche attenzione per le nostre attività di livello nazionale. L'applicazione delle norme sulla privacy, che appunto sta impattando molto su queste attività online e le linee guida di cooperazione, così come le agende. Spero di aver dato un panorama sullo stato dell'arte in generale esaustivo. In ogni caso sono qui se ci sono domande. Grazie.